Anche ad Antonio Marini, buongiorno. Purtroppo, come avete sentito alle notizie del TG appena concluso, è morto Fabrizio Frizzi. Apriamo con una brutta notizia, ci dispiace tantissimo. Fabrizio era un amico di una mattina, ma era un amico del paese intero. La sua cordialità, la sua semplicità, la sua bonomia hanno accompagnato anni e anni di televisione, i pomeriggi, le serate principali. Per milioni e milioni di italiani. Se ne va un amico di una mattina, se ne va dopo un'emorragia cerebrale che lo ha colpito conseguenza della malattia. Lei aveva 19 anni, lui invece 43. I quasi 25 anni di differenza non sono stati un problema. Dopo 12 anni di relazione è nata la loro figlia Stella nel 2013 e nel 2014 Frizzi e Mantovan si sono sposati a Roma. Buon pomeriggio, buonasera a tutti! Mamma mia, che emozione! Ciao, ciao! Torna all'eredità Fabrizio Frizzi! Sei una persona dolce e saprai dire soltanto una parola, una parola per ricordare Fabrizio. Ci scusa, non amo tutti Fabrizio, se la sente di ricordarci. Lei? Non posso, scusate. Non posso proprio adesso. Nel mio cuore rimane la sua dolcezza, la sua simpatia, la sua straordinaria generosità. L'artista lo conosciamo tutti, sappiamo chi è, sappiamo chi è stato, sappiamo chi sarà, perché rimangono bellissimi filmati. L'uomo simpatico lo conosciamo tutti perché quello è stato il suo distintivo, ma di lui voglio ricordare la generosità umana. Sono le chiavi dello studio. Ce le siamo scambiate più volte. Esatto. Qualche tempo fa hai fatto uno scherzetto. Io l'ho preso come supplente, ora te le ridò. Grazie, grazie, caro. Grazie, caro, di tutto, grazie. Questo...